Ciao ragazze, questo è il mio video dei preferiti di settembre, a grande richiesta, quindi cominciamo. Allora, il primo preferito è questo rossetto, si chiama Syrup, è della MAC, ed è un rosa antico piuttosto scuro, e lo adoro perché io ho le labbra parecchio scure, è sempre difficile trovare un rossetto che mi stia bene, ma questo qua mi piace molto, ce l'ho su adesso. Dà giusto quel pizzico di colore come piace a me, insomma, non è troppo, però si vede. Quindi il primo è questo qui. E poi un ombretto, il secondo preferito è l'ombretto Club della MAC. Guardate che colore stupendo. Non so neanche come descriverlo. E guardandolo dal sito sembra marrone, ma in realtà, cioè è marrone, ma ha dei riflessi verdi che sono stupendi, anche un po' di grigio credo, e davvero guardate che colore, è meraviglioso. È fantastico soprattutto per la piega e per la linea inferiore delle ciglia, ce l'ho su anche adesso. E se volete vi faccio anche il tutorial di questo trucco, insomma, se vi interessa scrivetemelo nei commenti sotto. Poi terzo preferito, anche questo ce l'ho su adesso, è un blush, si chiama Trace Gold, è l'ultimo che ho comprato della MAC. Ed è un colore meraviglioso perché è scuro ma non troppo, cioè dà quell'effetto di zigomo scolpito che mi piace molto. Infatti credo che infatti si può usarlo anche come terra, almeno io posso usarlo anche come terra perché è molto scuro, però è davvero splendido, ha dei riflessi color oro che sono qualcosa di speciale, bellissimo. Poi, terzo, no, quarto preferito è questa lacca della Calvin Klein che vi avevo detto, l'avevo presa da Sephora un paio di settimane fa. È un colore matte, un colore rosa matte, e ce l'ho su anche adesso. E lo adoro perché si stende facilmente, si asciuga prestissimo, che questo è un problema che ho io con le lacche, cioè se non si asciugano subito poi succede un disastro, nel senso che rovino tutto quanto perché non riesco a star ferma lì così per un quarto d'ora. Dopo 5 minuti mi sono già stufata, mi muovo e quindi poi gli smalti si rovinano. Invece questo si asciuga molto presto. Questo è uno dei motivi per cui non mi piacciono le lacche della Kiko, gli smalti della Kiko, perché sono dei colori meravigliosi, davvero splendidi. L'unica pecca è che almeno a me ci mettono una vita per asciugarsi, quindi non li posso proprio usare perché è una cosa assurda. Che poi l'ho pagato soltanto 7 euro perché c'erano gli sconti sui cosmetici Calvin Klein, che anche qui alcune ragazze mi hanno detto che non si sa bene perché li stiano mettendo tutti un po' in sconto, un po' in tutta Italia, quindi io ve lo dico, non so perché siano scontati, chissà che non ci sia qualcosa sotto perché non si sa mai. Comunque, i prodotti che ho li uso, quindi questo qui. Poi altro preferito è la mia matita da sopracciglia, sempre della MAC ovviamente, vabbè. È una matita marrone, il colore Lingering. Ed è molto molto, vedete, molto molto sottile. Si può applicarla sia con un pennello angolato, cioè prendendo un po' del colore e facendo dei movimenti così nello stesso senso delle vostre sopracciglia, oppure fate come faccio io che la uso direttamente così per riempire gli spazi vuoti, quindi questa qui. E poi questo altro preferito, questo eyeliner, anche questo ve l'ho già fatto vedere, è sempre della Calvin Klein. Il colore è Coco Ashin, è un marroncino brillantinato, è meraviglioso perché si applica davvero molto facilmente e quindi ci metto poco ad applicarlo, nel senso che se ho fretta con un trucco marrone fatto in velocità uso sempre questo qui e lo applico sempre con il mio pennello angolato della Sephora, che è ottimo, anzi vi consiglio i pennelli della Sephora. So che io uso sempre quelli della MAC, ma ne ho alcuni anche della Sephora che sono davvero ottimi. E poi altro preferito è la mia palette 88 colori. Se riesco a aprirla ve la mostro. È questa qui. È della Zoeva. È davvero meravigliosa. I colori sono fantastici. Non sono di chissà che grande qualità, però non sono nemmeno da buttare via, nel senso sono dei buoni colori. Sono dei buoni colori, magari devo fare due o tre passate perché il colore risulti bello forte, però una volta applicati in modo giusto sono davvero meravigliosi e poi sono tantissimi, quindi anche se sono molto piccoli sono
sfido chiunque a finire la palette perché è davvero impossibile finirli. È splendida, davvero, dovevo prenderla prima. E in molti mi chiedete di che marca è, dove l'ho presa, e volevo prenderla dal sito della Coastal Sands. E il problema è che mi sarebbe stato bloccato la dogana, perché ho già avuto brutte esperienze, non volevo correre il rischio. E poi, sapendo che comunque la qualità della Coastal Sands è molto simile a quella della Zoeva, ho preso appunto quella della Zoeva dal sito Zoeva, che è un sito tedesco, ma potete cambiare lingua e usarlo anche in inglese, quindi non è per niente difficile. Se vi serve una mano potete chiedere a me e vi metterò comunque il link nella, no, di là credo, nella descrizione, o forse giù, boh. Nella descrizione vi metterò il link se volete comprarvi la palette 88 colori. E poi, ultimo preferito, che non c'entra affatto col make-up né coi prodotti beauty, però ve la voglio far vedere perché è la mia piccolina. E l'ultimo preferito è lei, Audrey. E Mau! Non vuole star ferma, ma sta facendo le fusa, però non la potete sentire. Fai ciao, bimba! Vabbè, e quindi niente, questi sono i miei preferiti, anzi. Se aspettate solo un attimino, vi faccio vedere l'altro gelosone che vuole essere famoso anche lui, perché lei sta ricevendo tantissimi complimenti, mentre lui non ne ha ricevuti nemmeno uno, perché ovviamente non ve l'ho fatto vedere. Quindi aspettate un attimo. Ed ecco qui il gelosone. Questo è il mio siamesino di 3 anni, si chiama Ramses. E non vuole star mai fermo, perché lui è un siamese tremendo, quindi deve sempre giocare, saltare, correre su e giù, ma almeno ve l'ho fatto vedere. E niente ragazze, questi sono i miei preferiti del mese. Io spero tanto che il video vi sia utile. Se avete domande, come sempre, contattatemi e vi mando un bacio. Ciao.